Il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie ha rilevato 42 casi della variante Omicron registrati nell'UE, mentre sono in corso accertamenti su altri 6 possibili contagi. Tutti i casi confermati fino ad oggi mostrano sintomi di malattia lieve o asintomatici. La direttrice esecutiva dell'Agenzia Europea dei Medicinali rende noto che i piani di emergenza ci sono, i vaccini restano lo strumento chiave contro la variante Omicron. In Francia la situazione sanitaria si sta aggravando. Lo ha detto il ministro della Salute francese, con una media di contagi giornalieri che potrebbe presto superare quella del picco della terza ondata. Nelle ultime 24 ore si sono avuti 47.000 contagi e ciò conferma l'aumento della diffusione, con una media che supera i 30.000 contagi al giorno. La Germania è costretta a portare i contagiati fuori, le terapie intensive sono sature, la situazione è talmente drammatica che ci prepariamo a inviare pazienti all'estero. Lo dice il ministro della Salute tedesco, aggiungendo di aver ricevuto disponibilità da Italia, Lombardia, Francia e Svizzera. Inoltre ci si prepara ad una decisione su un obbligo vaccinale generalizzato, oltre a quello indirizzato alle categorie. In Austria il 1° febbraio scatterà l'obbligo vaccinale. I Novax rischieranno una multa da 3.600 euro che potrebbe essere raddoppiata in caso di inottemperanza. Lo prevede una bozza di disegno di legge per l'introduzione dell'obbligo vaccinale che è all'esame del governo. La misura, secondo il ministro della Salute austriaco, è senza alternative, visto che il basso tasso di vaccinati sono circa il 70%. In Grecia, a partire dal 16 gennaio, saranno sanzionati con una multa di 100 euro al mese gli ultra sessantenni che hanno scelto di non vaccinarsi.